Questo Max Rib è Marlin 40, l'ammiraglia della gamma del cantiere Marlin Boat. Riassume l'esperienza di 35 anni di attività dedicati alla costruzione di battelli pneumatici. Il profilo è disegnato dall'inconfondibile linea del tubolare che, salendo da poppa verso prua, forma murate interne più alte rispetto ad altri gommoni. Il ponte di coperta è completamente walk around per muoversi a bordo con fiducia. Tubolare grande, 70 cm di diametro, perché questo è un grande gommone, 12 metri di lunghezza, quasi 4 di larghezza. È probabile che un modello di questa dimensione possa essere usato con tante persone a bordo e per questo motivo hanno realizzato molti corridoi di passaggio. Il divano nel vertice si sposa con il divanetto che si forma sollevando una piccola porzione del prendisole. In mezzo un tavolino amovibile. Questa potrebbe essere una deliziosa zona per gli aperitivi. Attorno al materassino troviamo portalattine e corrimano. In ogni zona ci sono dettagli che ne migliorano la fruibilità. In console la strumentazione multifunzione di Simrad. Pilota e copilota dispongono di due poltroncine indipendenti, delimitate da tienti bene e inframmezzate da un bracciolo portaoggetti. L'hardtop è un elemento importante dal punto di vista estetico e funzionale. I trasparenti ne alleggeriscono l'impronta. È munito di mancorrenti sulla superficie superiore e doccia incasso sul lato di poppa. Ovviamente serve da supporto per le luci, le antenne, la bandiera. La sua struttura è così robusta da non temere sovraccarico e nemmeno le sollecitazioni di una navigazione a forte velocità. Il mobile bar è attrezzato con lavello, tagliere, scomparto con cassetto e frigo da 90 litri. Nel pozzetto l'arredamento è stato studiato per la massima versatilità. Gli schienali dei divani si muovono in diverse direzioni e raggiungono molte posizioni. Tra le tante possibili configurazioni, anche questa, per godersi la scia, ma a lento moto. Per formare il prendisole non occorrono cuscini aggiuntivi o prolunghe. E tutti i movimenti sono agevoli, rapidi, perché sono stati accuratamente progettati. Al centro del living un tavolo di altezza e larghezza regolabili. Quando è ridotto si propone anche come tienti bene. Attorno a quest'area troviamo mastre alte e larghe che servono anche da sedute. In una zona guarnita con tech ci sono i portalattine e le luci a scomparsa. Sotto quest'area due enormi cale, una verso poppa, solo parzialmente occupata dalle batterie, l'altra apribile con un pistone elettroidraulico e così spaziosa che vi potete sistemare i toys. Tutti gli impianti sono a vista e facilmente raggiungibili. Altri due gavoni sono stati ricavati lungo i fianchi e sono utili per stivare i pali di carbonio che sostengono i tendalini parasole. Difficile trovare un gommone o una barca con una piattaforma balneare così ampia, nonostante ci siano tre motori fuori bordo. Ai lati due scalette bagno con maniglia di risalita a scomparsa. L'intera superficie di coperta è rivestita con massello di tech da 8 mm di spessore. Sui passavanti si affacciano gli oblò della cabina. Gli interni ci mostrano le capacità e il gusto del cantiere. Gli arredi sono infatti realizzati con molta cura e con tech fiammato dai riflessi multicolore. Non c'è solo la solita cuccetta matrimoniale. Riducendo la lunghezza del materasso, appositamente frazionato, possiamo rilassarci sulle poltrone. Lungo i fianchi portaoggetti e nel corridoio d'ingresso un mobile contenitore. Anche nel bagno il rivestimento è di tech e tutto il vano è utilizzabile come box doccia. Alla ricca dotazione di serie si aggiunge un lungo elenco di accessori per allestirlo come volete, anche con il gruppo elettrogeno e l'aria condizionata.
La versione base viene fornita con carena e coperta in gel coat bianco, tubolari grigi e tappezzerie color biscotto, ma a richiesta sono possibili variazioni di colore, come quelle di questo esemplare, per esempio. C'è un po' di mare qui davanti a Cannes. Forse non sarà così facile provare questa ammiraglia di Marlin, il 40 piedi, o al contrario invece magari si comporterà benissimo. State lì a guardare perché io la proverò sino alla massima velocità. Promesso! Questo maxi rib è stato equipaggiato con tre fuoribordo Mercury da 300 cavalli, tutti con il gambo XXL e con eliche Enerzia da 21 pollici di passo. Il motore centrale ovviamente è montato più in basso per andare a pescare acqua sotto la V profonda di questa carena. Le vedete le onde? Il fatto è che quando abbiamo cominciato questa registrazione con le immagini dal drone, il mare era calmo. Adesso invece è improvvisamente peggiorato, quindi mi tocca fare l'azione dinamica nella condizione peggiore. Appena oltre gli 11 nodi di velocità lo scafo entra in planata. Andiamo a prenderci un po' di mare in prua. Ben tutto a basso. Peccheggio limitato, vento molto forte, 3000 giri, 25 nodi di velocità. A queste andature intermedie di crociera il consumo è di circa 3 litri per ogni miglio. Questo scafo ha due step e sappiamo bene che la loro funzione comincia a diventare più efficace oltre i 30 nodi. Questo potrebbe indurci a pensare che alle andature di crociera più basse la carena non sia efficiente, ma non è così, perché cambio velocità e vedo che stiamo percorrendo 0,35 miglia, 0,4 miglia con un litro a 20 nodi. E se vado più veloce? Siamo a 30 nodi, consumo sempre inferiore ai 3 litri per miglio. Non male. Ecco quello che mi piace di un gommone vero, con i tubolari che toccano la scia e quindi stabilizzano il rollio. Sto navigando al traverso, non devo correggere la rotta, sono passato a 35 nodi. Potrei procedere così per ore. Un po' di trim. Entrando sulla prua lo sento andare ancora meglio e infatti la velocità comincia a salire. 4800 giri minuto, è incredibile, 40 nodi di velocità e questa è l'andatura di crociera che riusciamo a mantenere in questa situazione. Allora, adesso siete pronti a saltare sulla giostra? Avete il coraggio di farlo? Perché io ho il coraggio di mettere giù la manetta. Trova ancora più stabilità direzionale alla massima velocità. Adesso devo attraversare anche la scia di altre imbarcazioni che sono passate proprio davanti a me. Ma non mollo, no? Wow! Non ci credo, 6100 giri minuto, 54 nodi di velocità, è pazzesco e potrei navigare così per ore, mi divertirei e basta, beh consumerei un po'. Ora guardando il certificato di omologazione di questo gommone ho scoperto che sopporta fino a 1200 cavalli di potenza massima. Cioè, potreste montare anche due Mercury V12 da 600 cavalli. Però, secondo me, la scelta va fatta fra questa configurazione con 3x300 oppure 2x450. Così l'assetto mi sembra davvero perfetto.
e ricordatevi che il setup conta molto, moltissimo, per la sicurezza e per il divertimento.